Liberi.tv, Riccardo Cristiano, primo Pride Cosentino in compagnia di Giovanni Caporale, che è segretario provinciale di Sinistra Italiana, giusto? Sì, questa nuova formazione di sinistra che nasce dalle ceneri di Selle di parte del PD, che è sempre stata la parte dei diritti. Infatti noi è la prima volta che ci vediamo, ci siamo sempre stati e sempre ci saremo, perché la linea è sempre quella, difendere i diritti come ce li garantisce la Costituzione. Noi amiamo molto l'articolo 3, che non ci vuole tutti uguali, ci vuole tutti diversi ma con uguali diritti, e tutela la diversità come un diritto, come un elemento di ricchezza del nostro patrimonio nazionale. Anche perché, diciamolo, la diversità in questo caso arricchisce, ci sono tanti vissuti personali e qui ci sono, oltre a persone che fanno parte di associazioni, comuni, ma ci sono anche persone che non sono per forza gay, lesbiche, bisessuali, ma sono anche eterosessuali, famiglie, ci sono tutti. Certo, difendere i diritti di ciascuno, difendendo i diritti degli altri si difende il principio della difesa dei diritti, quindi anche i propri diritti. Noi siamo tutta una comunità e dobbiamo difenderci l'un l'altro. Giovanni, lei chi è, visto che ti sta a fianco? Glielo possiamo domandare? Sono Martina Talarico, una militante di Sinistra Italiana nel circolo di Cosenza. Sei molto giovane e devo dire la verità, è bello vedere interessarsi alla politica dei ragazzi, delle persone che abbiano ancora voglia di credere nella politica. Cosa ti fa sperare questa manifestazione, ma soprattutto far parte di questa associazione? È bello poter condividere le proprie idee con la gente che la pensa allo stesso modo. Sono giovane, sì, ho 22 anni, però ho voglia di credere in un miglioramento e in un cambiamento della nostra società. L'amore è libero e oggi è la giornata giusta per ribadirlo e ricordarlo. E a questo punto io concluderei con l'amore. Lei ha detto l'amore, quindi quale sentimento più bello, diciamo, che vola al di là dell'odio, delle disparità politiche e tutto? L'amore. Sei d'accordo, Giovanni? L'amore è quello che unisce una comunità, è l'amore in senso generale, è quello che ci unisce l'uno all'altro, che ci fa rendere conto di essere più di qualcosa di più di persone singole. Ma l'amore per l'altro è l'amore per tutti quanti. Perfetto. Liberi.tv, Riccardo Cristiano.